foresta delle alghe fatta, il sogno fatto. Qua ci mancano ancora 20.000 monete, andiamo da questa parte. Verso il cimitero. Il cimitero delle navi. Già. In mezzo a questo caos infestato si nasconde uno spettro spaventoso. L'olandese. Ci dice qualcosa? Ah! Ammetto che subito pensavo ci avrebbe detto qualcosa lui. Comunque, salutate il mio piccolo amico Bolla. Già che ci siamo, adoro scartare i regali. Perfetto. Andiamo dall'olandese, vediamo che cosa vuole. Ciao. Sì. Sì, cosa? Che osa disturbare l'olandese? Ah, proprio gna per i bale, proprio. Zero, proprio gli frega niente. Non voglio comprare i tuoi biscotti. Non sono un piccolo scout dei mari. Senti, ragazzo, adesso non ho proprio il tempo di spaventarti a morte. Torna un'altra volta. Che problemi hai? Ma c'è qualche problema? Esatto. I dannati robot mi hanno gettato fuori bordo. Ma farsi gettare fuori bordo dalla propria nave è come farsi calare i pantaloni in pubblico. Non ha tutti i torti. Molto, molto deplorevole. C'hai ragione. Adesso quei robot hanno una nave pirata tutta per sé e la usano per spararsi cannonate. Posso fare qualcosa per farti sentire meglio? Beh, se proprio insisti, sali sul mio vascello e usa i cannoni per sconfiggere la nave dei robot. Ci sta. Qualche domanda? Quello splendido cappello c'è anche della mia taglia. No, ma fa come ti ho chiesto. E otterrai una spatola d'oro. Vabbè, sai che novità. Allora, iniziamo il nostro solito programma con Kaboom 1 e, nella speranza che non gli riappare subito, Kaboom 2 a posto. Questo qua gigante non è tanto problematico. Il problema è, uno, la barriera e, due, il fatto che la pozza che fa, quando esplode fa appunto danno da impatto e quello è un problema. Allora, qui abbiamo lo spawner, là c'è l'altra scatola, quindi abbiamo bisogno di Sandy per salire. Lì abbiamo il calzino di Patrizio. Direi di andare avanti con questa musica uscita direttamente dal vascello pirata di Gardaland. Che tra l'altro, so che non c'entra niente con Gardaland. Vabbè, c'entra per il semplice fatto che ci sta come, diciamo, parco divertimenti. L'anno scorso ormai, visto che siamo nel 2024, siamo andati a Mirabilandia, appunto nel periodo estivo, e c'era fra le varie, diciamo, attrazioni di quel momento anche uno spettacolo con SpongeBob, Patrick e un po' di personaggi di Nickelodeon in generale, a parte con il vestito, quello lì di gomma piuma pesantissimo, che Dio mio, io li rispetto tantissimo, quei ragazzi che fanno quei lavori qua. E c'era SpongeBob e Patrick, appunto doppiati dai doppiatori originali che avevano fatto le voci apposta per quel singolo evento. Ok. Devo rifarmi tutto il percorso? No, ok, quindi... Dov'è il bottone? Vabbè, in sostanza qui abbiamo pagato 2700 monete per avere una spatola d'oro in più, che per carità, però... Allora, il bottone è là, però se non ho visto male la spatola dovrebbe essere lì all'inizio, giusto? Non credo di arrivarci adesso, proprio per il... No, forse sì, aspetta. All'ultimo secondo proprio, perfetto. Ok, ok. Ah, proprio tutta la zona si è liberata. Luzzica. Perfetto. Speriamo che non si riapra allora. Beh no, non era segnata a tempo, quindi. Se c'è la palla qui vuol dire che dobbiamo farla davvero a tempo. Il che vuol dire che il bottone si è resettato. Certo, c'è soddisfazione più grande. 30 secondi, corri. Corri, sponge, palla. No, dove vai? Maledetto. Il sasso mi ha fatto... A parte che instant kill per essere finito nella pozza, magari anche no, dai. Ah, c'era una cutscene. Dopo che questo qua l'abbiamo già visto per mezz'ora nei livelli precedenti. Cosa fa SpongeBob? Ecco, penso che siamo stati noi ora. Questa volta magari senza morire per colpa di un sasso. Magari per le sporgenze
altamente curve. Rotola, rotola, rotola la spugna, rotola. Dai che ce la facciamo, su. Se non fosse che in realtà non è difficile, il problema è proprio il fatto che lui ogni tanto rimbalza su ste cose a cacchio di cane. Ecco fatta, la nostra prima spatola presa. Perfetto. E ora possiamo proseguire. Ok, per proseguire dobbiamo adesso spostare questi mattoncioni qua. Dobbiamo, immagino, allora, spostare questo di qua. Appena, ecco, questo lo spostiamo qua. Dovremmo esserci. Beh, è stato facile, dai. Questi qua non sono difficili come nemici. Il problema è quando fanno l'esplosione, quando li prendi divisi. Quello sì, quello diventa un pelo fastidioso. Lì c'è una moneta viola che vale un bel po' di dindini. Vieni qua tu. Allora, non è meglio rispetto a quello della versione del gioco del film, però comunque fa il suo lavoro il razzo. Almeno il razzo in quello del film potevi potenziarlo. Allora, che cosa abbiamo qua? Dobbiamo arrivare da quella parte. Ok, vediamo intanto se c'è qualcosa. Certo che c'è qualcosa qui. Come non fare a nascondere qualcosa in un punto del genere? E infatti, tadan, spatola d'oro, 82. Giusto per capirci, quante ce ne saranno... ho sbagliato. Quante ce ne saranno in questa zona, come al solito? Abbiamo solo 3 calzini e 4 cannoni, d'accordo. Cerchiamo di non morire, ecco fatto. Dunque, dobbiamo mettere il coso da questa parte, quindi... proviamo così... e in teoria se adesso noi lo avviciniamo ci siamo. Anche troppo mi sa. Ok, aspetta. Ah, però aspetta, forse, esatto, ci siamo. Perfetto. Vabbè, l'importante era arrivare almeno qua. Poi il resto si sposta. Salutate il mio piccolo amico Bolla. Il resto è secondario. Soprattutto il fatto che uno, e poi non riprende la barriera. Due, preso. Ok, 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 calmi un attimo. Ah, peccato. Preso? Sì, perfetto. Come arriviamo a quel calzino? Non lo so, forse con Sandy può essere un'idea. Intanto, ecco qua. Ecco qui, anche le rocce. Qua c'è qualcosa, non direi. No, perfetto. E allora andiamo a colpirlo dalla distanza, sempre perché... sei fastidioso tu, vai. Ti prego, non rifarti la barriera, fammi arrivare. Ah, cacchio. Ah, forse perché siamo troppo lontani, aspetta. Vediamo adesso se ci avviciniamo. Ecco fatto, perfetto. Ok, ora possiamo avanzare. Yeah, e prosegui. C'è qualcosa da queste parti? Non mi sembra. Allora, vai via. Allora, cosa dobbiamo fare con questi? Dobbiamo salire là sopra, ok. Allora, calmi un attimo, vai via. Fammici arrivare. Ecco. Ah, cavolo. Allora, fammici arrivare un secondo. Ecco qua, addio lo spawner. Dunque, come dobbiamo spostarli questi? Lì c'è un bottone. Lì c'è un'altra spatola d'oro. Ok, credo che ci farà andare da questa parte, visto che c'è appunto il checkpoint. Come ci arriviamo però? Dobbiamo usare questi alti. Ok, forse ci siamo, forse, eh? Fa vedere. Perfetto. Eccoci qua. Allora, tac. Perfetto, si è distrutto l'albero che ci fa arrivare al checkpoint. Perfetto, avevo ragione, insomma. Non sono sicuro se l'esecuzione era quella giusta, ma arrivato a questo punto non mi aspettavo la scivolata. Arrivato a questo punto me ne frega letteralmente poco come già arriviamo agli obiettivi. L'importante è arrivarci, giusto? Ecco fatto. Altri soldi. Vediamo. Ah, quello è il... è il teletrasporto, perfetto, così
Molto probabilmente ci sarà da prendere Sandy, non so quando, però ci arriveremo. Intanto controlliamo anche di sotto, non si sa mai che ci sia qualcosa. Non mi sembra, a parte il calzino, perché vabbè, penso che adesso non sia raggiungibile. Penso di aver preso tutto. Oi là, Squid! Strambiamo a poppa via! Cosa? È divertente. Non avevi un frustino di platino da trovare? Vuoi dire una spatola d'oro? Esatto. Quello che è, ce n'è una lassù. E vai! Grazie, e adesso sei pronto? Che cosa? Hai parlato 10 volte con Squiddy. Ah, perfetto. Vabbè, un trofeo un po' così, però va bene, lo accetto. Allora, iniziamo. Aia, che stronzo. Ecco fatto. Ma era 10 volte in modi diversi o 10 volte in generale? Perché se era 10 volte... In generale basta, questi trofei li puoi fare subito. Allora andiamo. Non so a parte come siamo sopravvissuti sta parte, però pura fortuna divina. Però mi sa che questa parte è, a parte un po' i glitch grafici, la sola andata. Vediamo. Sandy? Sì, Sandy. Allora, volendo possiamo tornare indietro. Però a questo punto finiamoci il pezzo con SpongeBob, quindi probabilmente prendiamo la spatola d'oro, poi torniamo indietro. Ecco qua. Vai via tu. C'è qualcosa che posso prendere da queste parti? Ad esempio anche solo un calzino? Sembrerebbe di no, però lì Sandy torna indietro. D'accordo, ho visto un altro coso da pagare, ma non leggo la cifra, credo 2500. Però noi... per il momento proseguiamo. Mi avvicino di soppiatto. Chi è? Ah, di nuovo Sandy. Ok, perfetto. Ah, ho capito. Serviva apposta nel caso tu cadevi di sotto. Ho capito, ho capito. Ecco fatto. E niente, io volevo cambiarla comunque, la telecamera, per tornare indietro dopo, ma vabbè, è un problema che risolveremo appunto dopo. Eccoci qua. Ciao. Madonna mia, per un secondo ho pensato che non si sarebbe aggrappata. Perfetto, eccoci qua. Dunque, abbiamo tizio che lancia i missili. Non c'è nient'altro. E allora speriamo che non ci spari mentre siamo in aria. Ecco fatto. Con il Texas non si scherza. Che combo, eh. No, Sandy, comunque ti dirò, è un'ottima aggiunta a questo gioco rispetto comunque a solo SpongeBob e Patrick di quello del film, che per carità funzionavano, anche perché alla fine era contestualizzato che fossero solo loro due. Però, detto onestamente, Sandy aggiunge quel pelino di più, almeno nel moveset, almeno in quello, è utile per fare le tratte lunghe, tutte queste cose qua. Che giustamente in un gioco di SpongeBob tu pensi ci sia... Ah, perché si sposta, ti giuro, non l'avevo notato. Pensi ci sia al massimo SpongeBob e al massimo Patrick. Ok, andiamo subito. Ecco qui, perfetto. Ora, altro checkpoint. Ma io non vedo calzini. Non vedo calzini. Ah, oh, fermo, che fa la telecamera? Ma scusami, vabbè, guarda. Lasciamo perdere. Grazie dei soldi. Perché ti giri la telecamera all'improvviso? Vabbè, è scema la telecamera, scusami. Ma lasciamela come la voglio io. Ma che cosa ti cambia? Vabbè. Vieni qua tu. Perfetto. Alcuni robot ormai sono diventati talmente semplici che proprio nisba problemi. Cioè, guarda, perché adesso me la lasci come la voglio io e prima no? Che a parte che sta cosa qui, vuoi forse appunto... la versione aggiornata PS4, vuoi che è tutt'altro gioco, però i salti sui muri... Guardalo adesso che è dritto! Boh, vabbè. Però almeno sta cosa l'hanno aggiustata. L'hanno aggiustata almeno. Nel gioco del film... saltare sui muri era un inferno, perché dovevi fare
Salta, spostati, salta, spostati, salta, spostati. Fallo esplodere, perfetto. Vai, 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 vai. No, ben lanciata. Che fai? Vai, prendilo. Ah! Allora, aspetta che fa l'attacco. Fatto, di nuovo. Vai. Vai, 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 vai. Preso, perfetto, ok. Che culo. Per un attimo sai che ti avrei detto, proviamo a scendere perché magari nasconde qualcosa, però a quanto pare no. Ecco qua, allora aspetta un attimo, kaboom. Dove mi porti tu? Ah, perfetto, solita roba dell'elastico, che è praticamente una spatola a pagamento queste. Non c'è neanche la sfida di prenderle, perché proprio è vai giù, presa. Ok, grazie, va bene, non importa, guarda. Ecco, questo è già più impegnativo. Però c'era anche nel gioco del film questa roba qui, ed era odiosa, perché giustamente tu devi fare salto avanti, salto avanti, salto avanti, salto avanti. Era terribile, era veramente terribile fare quella roba qua. Dunque, vieni qui che ti spacco. Perfetto, questo è impegnativo. Questo sì che è impegnativo. Mi sento una spugna nuova. Ok, calmi un attimo. Allora, qua è da capire un attimo anche i tempi, perché ok, quindi ogni tic. Allora, qua si è lanciato male lui. Ok, questo sì che è difficile. Qua è un attimo da anche solo capirlo il tempo. Aspetta, tac. Ah, cavolo. Ciao. Ciao, con sta telecamera adesso è un problema. Allora, aspetta, vai. Ah, si è girato. Ok, però, bene o male, ho capito. Ok, perfetto, che salto che hai fatto, cazzo. La telecamera, bastardo. Preso. No, ancora uno. Andato, almeno quello è risolto. Ok, becca di questo, tu. Ecco fatto, ale. Allora, non era difficile. Era purtroppo da beccare i tempi e la telecamera. Che fai? Non aiutava per niente, per niente. Però ci siamo arrivati. Però eccoci qua, 85 cacchio di spatole dorate. Qua ci abbiamo anche la scatola, il che mi fa pensare raccogli per la nave dell'olandese. Allora, no, aspetta, prima torniamo. Esatto, indietro con Sandy. Comunque sia, la risposta è no. Va bene. Ok, rieccoci con Sandy. Speriamo che non ce la cambi cambiando livello. In teoria non dovrebbe. Perfetto. Allora, dov'è la scatola? Eccola qui. Dunque, con Sandy abbiamo la possibilità di tornare con la scatola, ma ci sono anche i... Allora, là c'è il calzino, che è il nostro obiettivo. Eccolo qua. Patrick sarà contento. È stato facile in realtà, non c'era molto altro da fare. E niente, possiamo tornare indietro. È stato facile, possiamo già tornare indietro. Ok, siamo già quindi sulla nave. Poi là, Sandy. Buongiorno. Sì, mi sa che voleva SpongeBob a questa parte. Vabbè, non importa. Semplifichiamoci la vita dove possiamo. Continuiamo con Sandy finché il gioco ce lo permette, la telecamera. Ok, allora, così va meglio. Di sotto non c'è nulla. Io direi di avanzare appunto finché possiamo. Però mi sa che più di questo non possiamo fare con Sandy. Mi sa che siamo arrivati in un punto morto. A meno che... vediamo, livello alla Crash Bandicoot. Ecco qua. Livello di Crash Bandicoot dove devi saltare sul ponte, questo. Ah no, cavolo, vuoi vedere che però nel momento in cui switcheremo con SpongeBob torna tutto normale? Tutto quello che abbiamo fatto adesso si reset. Ah no, aspetta, che culo.
Che culo, aspetta, forse ci siamo semplificati davvero la vita. Però c'è ancora lo spawner là, aspetta. Forse ci arriviamo, aspetta. Forse abbiamo solo anticipato i tempi. Allora, dobbiamo solamente capire come arrivare là. E non credo che serva. C'ho un calzino, mi sa. Aspetta un attimo. No, un paio di mutande. Vabbè, non importa. Grazie dei soldi. Allora, iniziamo. No, dall'altro lato. Il profumo delle bolle il mattino. Aspetta, presto. Sali. Questo è odore di vittoria. Ehi, sì, ci serviva Sandy qua. Però come cacchio fai? A meno che non rimane giù, però. Speriamo rimanga giù. Allora, questo l'abbiamo tirato giù, ma non credo che faremo in tempo, vero? Spero. Ah no, beh, è rimasto giù, perfetto. Dai che allora. Eccoci qua, perfetto. Dai che ci siamo. Allora, ferma un attimo. No, che fai? Oh, dove cacchio sei lanciata? Ah, perché forse il giro lo fa dall'altro lato. Ah no, però dai. Sono riuscito lo stesso a fregarlo. Perché stanno usando la biancheria di SpongeBob? Sono riuscito a fregarlo lo stesso. Hai distrutto tutti i cannoni dei robot. Perfetto, allora. Là sopra abbiamo un altro robot che ci spara. Noi dobbiamo ah, là c'è la spatola, è vero. Facciamo le cose come in teoria il gioco avrebbe voluto che noi le facessimo. Allora, qua abbiamo bisogno di SpongeBob. No, perfetto. Ottimo, ottimo. Qua invece sì. Qui c'è anche un forziere. L'abbiamo rotto noi il lucchetto? Non lo so, vabbè. Eccoci qua, grazie. Gira, gira, gira. Perfetto. Perfetto, siamo a due. Non mi sembra che lì abbiamo lasciato nulla. Spero. Ah, però aspetta, è vero. Dobbiamo ancora parlare con Mr. Crab. Metti che facciamo la missione, poi per qualche arcano motivo si disattiva tutto. Sarebbe stato un problema. Allora, salve Mr. Crab. Ricorda che devi allineare tutti i cannoni. Ah, ottimo, stavo già andando senza che lui mi dicesse nulla. Ok, due cannoni ci siamo. Ce ne mancano altri due. Che uno è qua, l'ultimo. Ci manca un cannone, dove cacchio sta? Non riesco a trovare un cannone. Non diciamo queste cose troppo forti a Bergamo, perché sennò... Ah, aspetta, forse ho capito. Dobbiamo salire là sopra. La domanda è, come ci salgo là sopra? Sempre con Sandy, immagino. Ok, con Sandy questa parte è un po' più semplice. Calmo. Sti salti improvvisamente alti. Vai via tu, che tanto non c'è neanche più lo spawner. Quindi vai via. Io non sono sicuro di aver fatto, un po' come per tutti gli altri livelli, questo livello nell'ordine giusto. Onestamente non ci avevo fatto caso. Ok, dobbiamo solo fare attenzione a non cadere. Se solo la telecamera non si bloccasse in mezzo agli oggetti, sarebbe già un risultato. Ah, ma potevo farlo anche con Sandy. Vabbè. Ship shape. E quello immagino che sia per sparare, vero? Cosa c'è qui? Ah, per tornare indietro. Ha senso tornare. Certo che ha senso, c'è un calzino là. Cavolo. Meno male che possiamo tornare indietro anche da qua. Allora, cambiamo, prendiamo la spatola. Grazie. E andiamoci a prendere quel calzino. Ok, rieccoci qua. Aspetta un attimo, aspetta. Madonna mia, non cadere. Che dobbiamo ancora finire qua. Aspetta, pazzo. Ok, ci siamo. Dobbiamo solo prendere il calzino. Ti prego, ti prego.
Preso, ole, finalmente. I calzini di Patrick. Ci mancano due spatole e un calzino. Eccoci di nuovo qui. Anche se non abbiamo preso quelle monete là sopra, ma chi se ne frega. Ecco fatto, grazie. E SpongeBob è il momento di abbattere la nave nemica. Più in qua, bravo. Kaboom. Kaboom. Un po' in alto quello, Vediamo, c'è un'animazione. Marinaio! Sconfitto i robot! È proprio così. Ma adesso che la guardo bene, credo che mi terrò questa fantastica spatola d'oro. Guarda com'è bella e come luccica. Mi ricorda il mio primo tesoro sepolto. Ma il nostro accordo? Ah, non bisogna mai fare affari con un fantasma. Un accordo vale. Ha ragione. Non ha nulla da perdere. Devo dire che mi accordai molto bene per una zangola nel lontano 1873. Che affare? Non c'è niente in grado di battere del burro cremoso ben sbattuto. Di sicuro non ho sbattuto quanto noi, baro del burro. Abbiamo fatto la nostra parte e tu svicoli come un'anguilla. Un'anguilla? Ah, queste sono parole pesanti. Se ci tenete proprio così tanto a questo affare dorato, venite a prendermi. Vieni a combattere, pezzo di merda. Ok, facciamo a botte con un pirata. Dove siamo? Aspetta. Che succede? Prendi la coda al lazzo. Ui! Generante. Sti raggi laser iper pazzi. Ok, così va meglio. Preso. Vabbè, in realtà è una cagata. Pensavo peggio. Immagino che sia proprio una battaglia easy. Evita i raggi, evita il colpo volante. Dai. Ecco fatto, facile. A ogni morte aumenterà, a ogni colpo aumenterà la quantità di raggi laser e quante volte li fa. Preso. Non è difficile, è proprio una mini boss fight questa. Più siamo lontani, più è facile evitare i raggi. Ah, è rimasto lì, bravo. Belli però i raggi a forma di DNA, eh? Ah, niente, stavo dicendo, si è bloccato lì lui oggi. Ecco fatto. Cagata. Easy proprio come battaglia. Scoiattolo volante in arrivo. Penso non fosse proprio pensata per essere una battaglia difficile, sia fatto. Penso sia chiara. Prendilo, preso. Bello con le fiamme verdi tipo Voldemort. Che è già stata lavata due volte. Ehi, smettetela di litigare. Credo di aver avuto un'idea. Contento adesso? Oh, sembra proprio la mia nave, con anche tutta la muffa e le mosche intatte. Ma come siete gentili. Bene, d'accordo, piccole canaglie. Prendetevi pure la spatola d'oro. E vai, altra spatola ottenuta. Beh, in realtà sembrava tanto che questo livello costasse tutto il resto, ma in realtà è stato relativamente facile da fare. Abbiamo tutte le spatole tranne una. Più un calzino. Eccolo lì il calzino. Bastardo nascosto. Come ci arriviamo lì? Dobbiamo farci il giro da là sopra. Però aspetta. Quello è il pezzo dove abbiamo fatto il salto al muro con SpongeBob. Questo vuol dire che se arriviamo là sopra e ci buttiamo di sotto, ci arriviamo. Proviamo una cosa, aspetta. Vediamo se... No! Sì! Per... Che culo, maledizione! Che culo! Ah, ecco qua qualcosa che abbiamo mancato. Perfetto!
Eccola qua l'ultima spatola. Altro livello completato al 100%. E già che ci siamo, mi vado a prendere pure la moneta viola. Presa. E ora possiamo uscire dal livello. Ottimo. Credo che siamo a fine gioco ormai. Dunque dovremmo aver fatto tutto. Mi sa che dobbiamo andare al Chum Bucket adesso.